La foiba altro non è che un grande inghiottitoio, delle gigantesche crepe, dei veri e propri abissi nel terreno, profonde decine e decine di metri. Una parola di per sé neutra, ma che dopo gli eccidi che vi racconteremo, ha iniziato ad assumere significati sempre più drammatici e sempre più sanguinari. I massacri delle foibe, ad opera dei partigiani jugoslavi, contarono migliaia di morti. Con la caduta del regime fascista, verso la metà degli anni 40, nella regione istriana riuscirono a prendere potere le milizie del maresciallo Tito. Milizie con un forte sentimento di vendetta nei confronti dei militari italiani, che avevano precedentemente preso controllo della regione. Un desiderio di vendetta che però non si è limitato a trovare sfogo verso coloro che indossavano una divisa. In quelle foibe, in quegli abissi infernali tra le rocce, vennero gettate molte altre persone, tutte colpevoli di essersi trovate nel posto sbagliato al momento sbagliato, tutte colpevoli di essere padri di, madri di, fratelli di qualcuno o semplicemente per aver indossato una tonaca, tutte accomunate dalla colpa di essere italiani. Perché quando una guerra finisce, spesso non finisce davvero, fa la sua comparsa l'odio. Perché l'odio non è mai sazio, non si sente mai realmente appagato. E così è nata questa idea, mettere sullo schermo quello che in origine avrebbe dovuto essere uno spettacolo teatrale, ma che a causa delle restrizioni e del controllo del coronavirus, almeno all'idea, è diventato questo brevissimo film. Ringrazio a nome mio e del comitato 10 febbraio tutte le amministrazioni comunali che hanno aderito a questo progetto. Vi racconteremo e ricorderemo insieme storie di uomini e donne strappati dall'amore dei propri cari per essere gettati in pasto a quell'abisso di roccia. Ma vi è un fine a questi racconti, vi è un fine a questo ricordo collettivo. Che l'errore o l'orrore ci siano d'esempio, che il sangue versato non sia stato vano, che i nostri pensieri e le nostre gesta ci guidino giorno dopo giorno, il più lontano possibile dal passato sanguinario e fallimentare che ci siamo lasciati alle spalle. Salve a tutti, sono Roberto Gattazzini, delegato provinciale di Brescia per il Comitato 10 febbraio. A me l'onere e l'onore di trattare la premessa storica a questo giorno del ricordo. Giorno del ricordo che viene celebrato in Italia appunto per commemorare altri italiani che a differenza nostra non hanno la possibilità di definirsi tali nelle proprie terre. In questi pochi minuti cercherò di spiegarvi il perché le possiamo definire come proprie terre, come terre italiane, come le terre italiane dell'Adriatico orientale. Queste terre, fin dal 27 a.C., vengono definite come perfettamente assimilabili a quelle che sono le popolazioni della penisola italica e in particolare a quelle venete. A dirlo non sono io, ma è l'Impero Romano che in questa data decide di ristrutturare la propria organizzazione interna anche in vista di una evoluzione territoriale sempre più importante e nel momento in cui riorganizza appunto questi territori decide che amministrativamente l'Istria e il nord della Dalmazia sono perfettamente assimilabili a una gestione simile a quella del resto della penisola italica, per l'appunto. Questi territori quindi seguono l'evolversi dell'impero romano di cui fanno parte, seguono quella che è la successiva caduta, le invasioni barbariche e seguono anche quello che è il nascere di Venezia, questa perla in mezzo all'Adriatico, questa perla di cui faranno fieramente parte per secoli e secoli, fin dal 932, da quando la Serenissima ingloba nei propri territori anche l'Istria e poi successivamente il litorale dalmata. Questa espansione darà un'evoluzione culturale, sociale pazzesca. Testimonianza di ciò sono i tantissimi leoni marciani che tutt'oggi si possono vedere in questi territori. La porta di Zara poi è emblematica in quanto a una prima occhiata tanti magari la potrebbero confondere senza problemi con quella presente a Bergamo, quella presente a Treviso o quella presente a Brescia. Questo per mostrarvi quelle che sono le similitudini anche con altri territori dell'Italia, anche se ovviamente da un punto di vista storico
è in questo passaggio, sbagliato definirla tale, di questa penisola italica. Ne fanno fieramente parte queste popolazioni, ne fanno talmente fieramente parte che la difesa del gonfalone di Venezia è affidata a dei dalmati, che l'Istria ha sempre un ruolo fondamentale all'interno della Serenissima. E questo rapporto anche affettivo è testimoniato nei giorni della caduta della Serenissima Repubblica. Siamo nel 1797, Napoleone pone fine all'indipendenza di Venezia e le popolazioni dalmata piangono questa fine, ma la piangono non solo figurativamente. Emblematico è il giuramento di Perasto, questo presidio in quello che è l'attuale Montenegro, in cui oltre a seppellire il gonfalone di San Marco viene fatto una sorta di giuramento da parte della popolazione che riporta: se non potremo più essere fedeli alla nostra Venezia, allora insieme a questo gonfalone noi seppelliremo anche il nostro cuore e la nostra stirpe. Il passaggio successivo di queste terre invece per circa un secolo e mezzo è leggermente diverso da quello del resto dell'Italia, in quanto finiscono sotto il controllo dell'impero austro-ungarico. Questo controllo è un controllo che si fa sempre più pressante. Perché? Perché nel 1861 nasce il Regno d'Italia, una cosa che ovviamente noi da italiani festeggiamo, ma che a livello diplomatico, mondiale e europeo crea un forte sbilanciamento. Quella che per più di un millennio, da quando crolla l'impero romano, diventa un territorio di conquista, si costituisce come Stato moderno nazionale. Uno Stato, tra l'altro, di importanza non secondaria, in quanto ha un territorio che va dalle Alpi e si sviluppa lungo tutto il Mediterraneo, che ha al proprio interno tantissime eccellenze, ma oltre a quello che ha all'interno, quello che preoccupa gli Asburgo è anche la presenza al di fuori, a Trieste, in Istria e in Dalmazia, di popolazioni italiane che vogliono un giorno ricongiungersi alla madrepatria. Gli Asburgo, nelle loro annotazioni sulla demografia di questi luoghi, sulla composizione demografica, sono ben consci che, soprattutto all'interno delle città, la maggioranza della popolazione è di etnia, è di lingua e di cultura italiana. Per cercare di limitare queste spinte, dal 1866 mette in atto delle cosiddette misure contro l'elemento italiano in alcuni territori della corona, ovvero che vadano a limitare l'italianità di quei territori. Da un lato abbiamo questa opera da un punto di vista legislativo che sfocerà nel 1 gennaio 1912, data dalla quale non potrà più essere usato neanche l'italiano come lingua ufficiale e data dal quale i dalmati di origine italiana verranno estromessi dalla pubblica amministrazione, ma anche fomentando una sorta di odio sociale della componente slava contro quella italiana. Gli episodi che risaltano più all'occhio sono nel 1870 l'incendio doloso del Teatro Nuovo, già Teatro Verdi di Zara. Anche qui il fatto che fosse stato intitolato a Verdi è emblematico su quella che fosse la spinta di italianità di questa città. E nel 1915 aizzano anche delle rivolte anti-italiane nella città di Trieste. La Prima Guerra Mondiale ha poi il suo sviluppo, tanti interventisti la vedono anche come possibilità appunto di ricongiungersi alle terre irredente, ma questo traguardo è solamente parziale, in quanto al 4 novembre 1918 rientrano a far parte del territorio italiano solo, tra virgolette, Trieste e Trento. Inizialmente l'Istria, il Fiume e la Dalmazia ne sono esclusi. Viene vista come una vittoria motivata. Se da una parte il governo istituzionale va al tavolo delle trattative diplomatiche per poter raggiungere tramite la diplomazia questi risultati, qualcun altro dice: no, non ne possiamo più, sono territori che fanno parte della nostra nazione per questioni di sangue e di storia, è letteralmente scritto sulle pietre che quei territori siano italiani. Questo
Quell'uomo è Gabriele D'Annunzio, che decide tra il settembre del 1919 e il gennaio del 1921 di occupare in armi Fiume. Un gesto importante che viene anche supportato a livello mediatico dall'Italia, che comunque vede in quest'uomo che tramite il volo su Vienna, le incursioni dei MAS, è l'incarnazione dell'arditismo, questa ennesima opera a difesa dell'italianità. Questa azione però crea dell'imbarazzo al governo istituzionale, che comunque sta trattando nelle sedi opportune, che si trova costretto a reprimere questa iniziativa nel sangue, in un sangue, se vogliamo dire così, fratricida di italiani contro italiani, in quanto le truppe regie pongono fine con una tale di sangue a questa esperienza. Non è un caso che scelgano il giorno di Natale, lo scelgono perché è un giorno in cui non vengono fatti uscire i giornali e quindi l'opinione pubblica non direttamente si potrà schierare subito contro D'Annunzio, quindi è un po' anche per limitarlo come personaggio mediatico. Grazie comunque tra 1920, inizialmente col trattato di Rapallo per quel che riguarda l'Istria, e 1924 per quel che riguarda la rimanente parte della provincia di Pola, la provincia di Zara, la provincia di Fiume, l'Italia riacquisisce i territori istriano-dalmati. Un'Italia che ritrova, diciamo, quella forma che gli era stata riconosciuta ancora ai tempi dell'Impero Romano. I dalmati e i fiumani in particolare sono contentissimi di ciò. Ci sono delle manifestazioni di giubilo per le piazze, per i quartieri, e inizialmente c'è anche un'ottima convivenza con l'elemento slavo, che comunque ha piacere a subentrare in un'entità statuale di un certo tipo di importanza. Questa iniziale fase però viene interrotta con l'opera di italianizzazione forzata portata avanti dal fascismo in Italia, opera di italianizzazione che vede per esempio azioni come l'italianizzazione dei cognomi slavi o l'obbligo di utilizzare la lingua italiana. Si trova comunque una situazione di equilibrio e di calma apparente, questo fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. In particolare, successivamente allo scoppio del 1939, ma nel 1941, il Regno di Jugoslavia, quindi limitrofo alle zone di cui stiamo parlando, ha al proprio interno un cambio di governo, un cambio di governo che porta anche un tradimento degli accordi internazionali stipulati. La Jugoslavia era alleata d'Italia e di Germania e dopo, invece, dopo questo colpo di Stato, decide di prendere parte degli alleati. Sfruttano questa occasione, Italia e Germania, per invaderlo. Prendono appunto il pretesto di questo cambio di fronte, per entrare in guerra contro di lei, non essendo più alleata ma nemica, entrano in guerra. E come per tutta la parte della Seconda Guerra Mondiale, anche sul territorio jugoslavo, inizialmente sembra che Italia e Germania stiano per vincere la guerra. Questo invece, a seguito delle sconfitte in particolare di Stalingrado in Russia, del fallito assedio di Stalingrado e di El Alamein in Nord Africa, cambiano le sorti della guerra. Le cambiano fino alla rottura del fronte interno italiano con l'armistizio dell'8 settembre 1943. Armistizio che mostrerà nei territori istriani e dalmati la brutalità delle infiltrazioni dell'esercito di liberazione jugoslava, soprattutto nella componente comunista capitaneggiata da Tito. Sono Norma Cossetto, ho 24 anni, vivo a Santa Domenica di Visinada. Sono laureanda in lettere e filosofia presso l'Università di Padova. Come vedete, giro con la mia bicicletta. Sto cercando di recuperare un po' di materiale per la tesi di laurea. Sono gioviale, generosa, mi piace leggere e suonare il pianoforte. Parlo francese e tedesco e vado molto d'accordo con mia sorella Licia.
Insieme facciamo tanto sport, abbiamo partecipato ai giochi della gioventù di Como e ci piace il tiro a segno, soprattutto il nuoto. Ecco, diciamo che non mi occupo di politica, quella non mi interessa. Il mio babbo si chiama Giuseppe, è Podestà Visinada. È anche segretario del partito politico fascista e governatore delle casse rurali d'Istria. Insieme alla mamma possiedono molti terreni e i contadini ci lavorano a mezzadria, ma non sono dei veri e propri dipendenti, diciamo che fanno più parte della famiglia, papà è generoso con loro, l'unica macchina del paese è la nostra e non perde occasione per accompagnarli, che sia giorno, che sia notte, soprattutto in ospedale, quando le persone non stanno bene. Finanzia la banda cittadina e tutti i circoli culturali. Io amo tanto il babbo. Abbiamo una vita felice, insomma. Ora le cose sono cambiate. Papà è stato richiamato a Trieste e siamo rimaste solo noi tre, tre donne sole. Forse è per questo che gli uomini di Castellier, il paese vicino al nostro, continuano a venire in casa, fanno razzie, prendono di tutto. Hanno preso anche l'uniforme del babbo. Non capisco bene cosa stia succedendo. Una volta addirittura hanno sparato in casa e nel letto di mia sorella Alicia ci sono ancora le pallottole conficcate. Una mattina di settembre tornano i partigiani, entrano. Questa volta non portano via niente. Prendono me. Mi portano nell'ex caserma dei carabinieri di Visinada. Non capisco cosa stia succedendo, non capisco cosa vogliano da me. Non ho detto niente, non ho fatto niente, non ho parlato con nessuno. E iniziano a schernirmi, a dirmi che mi daranno dei ruoli importanti, se io collaborerò con loro, ma perché? Cosa vogliono da me? Io voglio solo tornare a casa. E più insistono, più ripeto che voglio solo andare dalla mamma. Ma loro continuano e inizio a tremare davvero. Ma non è per gli scherni, è perché percepisco la paura. Il cuore nel petto mi batte talmente forte che temo si possa sentire dalla stanza accanto. Nel frattempo, a casa Alicia e la mamma fanno quello che possono, preparano dei dolcetti e Alicia prende la sua bicicletta, arriva, corre, viene alla caserma e chiede di potermi vedere, paga di nascosto una guardia e arriva lì, dove sono prigioniera. Non sono sola, ma lei mi trova subito. Ci sono tante altre persone di Santa Domenica, ma io sono lì, in un angolo. Piango, piango di continuo, sono pallida e tremo, non per il freddo, ma per la paura. Licia si avvicina, mi chiama, chiede che cosa abbia, ma io non riesco a parlare. Vuole sapere perché sono lì, non lo sa lei, ma non lo so nemmeno io. Allora mia sorella, con tutta l'energia dei suoi 20 anni, va dalla guardia. Dice che lei e la mamma sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di riavermi in casa. E la guardia, con la sua supponenza, risponde che tanto verremo liberati presto. Non è così. Quella notte vengo portata alla scuola di Antignana. Mi legano mani e piedi ad un tavolo. Mi strappano il maglione di dosso. Mi sollevano la gonna. Iniziano a violentarmi, uno alla volta. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
7, 8, 9, 10, 17 uomini. Penso di morire dissanguata. Chiedo dell'acqua, ma nessuno mi porta nulla. Le ore non passano più. A un certo punto non so come arriva il mattino. Il mio corpo viene gettato in una foiba. Il papà viene avvisato. Corre, corre, corre a Santa Domenica per capire che fine abbia fatto. Un nostro parente, un invalido di guerra che aspetta anche un figlio, Mario, è insieme a lui e cadono in un'imboscata. Mario non vuole lasciare il papà. Viene fucilato e muore. Mio padre viene ferito, ma a finirlo saranno le pugnalate di un uomo di Castellier. Un uomo che il destino ha voluto che papà salvasse giusto pochi mesi prima da morte certa, accompagnandolo con la sua auto in ospedale, dove poi è stato operato d'urgenza. Il tempo passa. Il territorio viene rioccupato dai tedeschi e i partigiani titini fuggono, fuggono in montagna nelle loro tane. Ma grazie alla testimonianza di Licia, alcuni vengono riconosciuti, interrogati e finalmente tutti scoprono che fine ha fatto il babbo, che fine ha fatto Mario e che fine ho fatto io. È il 10 di dicembre, fa freddissimo e il comandante dei vigili del fuoco arriva alla foiba, dove trovano il mio corpo. Mia sorella Alicia è lì, assisterà all'estrazione e questo le farà avere degli incubi per tutta la vita. Non porto i segni di pallottole, ma porto su di me i segni della violenza. Il maglione tirolese regalatomi dal babbo è strappato. I seni sono pugnalati. I miei polsi legati dietro la schiena con del fil di ferro. E un palo conficcato nel retto. Cercano di ricomporre il mio corpo come possono. Per una veglia funebre nella chiesa di Santa Domenica. Trovano 6 dei miei 17 aggressori e li costringono a stare lì con me la notte, a vegliare sul mio cadavere che puzza in putrefazione. E come 67 giorni prima siamo di nuovo solo noi, io e loro, alle luci flebili delle candele. Il mattino successivo 3 di loro impazziranno per il senso di colpa. Tutti e 6 verranno fucilati. So che ai miei funerali c'era tanta gente, una folla immensa, mi hanno detto. Tutti lì a ricordarmi. Una signora si avvicina alla mamma e si scusa. Le dice che dalla finestra ha visto tutto il mio martirio. Ma non se l'è sentita, non ha potuto fare niente, non ha nemmeno potuto portarmi un bicchiere d'acqua quando l'ho chiesto, aveva paura che le succedesse la stessa cosa. E ora è così, mi ricorderete come la ragazza dei cartelloni, col sorriso, le trecce, spensierata, felice. E io spero di continuare a vivere nei vostri ricordi, a vivere nei vostri cuori.
A seguito della prima ondata di violenze da parte dei partigiani titini, il 2 ottobre 1943, con l'operazione Nubifragio, l'esercito nazista riprende possesso dei territori istriano e dalmati. E da questo momento fino alla fine della guerra, tutta la zona litoranea adriatica, così rinominata, sarà sotto il diretto controllo dell'esercito nazista. Nell'ultimo periodo della guerra avviene, a differenza che nel resto dell'Italia, in cui diciamo può essere più facile dividere tra fascisti e antifascisti, in questa zona dell'Italia invece avvengono degli episodi più peculiari. Due sono a ridosso della fine della guerra. Il primo è la battaglia di Tarnova, che avviene nei pressi di Gorizia tra il 12 e il 21 gennaio del 1945. È una battaglia che vede coinvolti uomini della decima MAS, quindi dell'esercito italiano, della Repubblica Sociale Italiana, contro i titini. Ma la particolarità qual è? È che a tanti che sono sì ideologicamente antifascisti appare chiaro che parteggiare per i titini però non è una buona scelta, che sarebbe da passare da una dittatura all'altra, e anzi forse peggio, una dittatura anti-italiana. Una peculiarità infatti di questa battaglia è che i partigiani italiani non creano problemi ai componenti della decima. Un altro episodio pesantissimo è l'eccidio di Purzus in provincia di Udine, eccidio fratricida tra partigiani italiani, in quanto tra il 7 e il 18 febbraio 1945 vengono trucidati 18 appartenenti alla brigata partigiana Osoppo da dei partigiani comunisti che non concordano con la visione dei partigiani cattolici, laici e socialisti dell'Osoppo, che stanno sì combattendo contro i fascisti, ma stanno combattendo contro i fascisti per un'Italia libera, non per trovarsi in una Jugoslavia comunista, dittatoriale e che non rispetta neanche l'identità italiana. Con queste premesse, anche in questa zona si arriva al fatidico 25 aprile del 1945, data che per buona parte dell'Italia e rappresenta la liberazione, mentre per i territori istriani o dalmati è solo il proseguimento di episodi terrificanti. Giorno del ricordo, Giuseppe Cernecca. Ma non ti dice qualcosa questo nome? Giuseppe Cernecca. Ma certo, certo, era quel martire istriano di cui il nostro nonno tante volte ci ha parlato, che lui ha conosciuto bene, mi pare, no? Certo, certo, hai ragione, ci raccontava sempre la sua storia. Lui era un ragazzo del 99 che aveva avuto la sfortuna, ma diciamo anche l'onore di nascere alla vigilia del secolo delle due guerre mondiali. Sì, e l'aveva attraversata questa piazza quando il suo paese gli aveva chiesto aiuto, dandogli in cambio nient'altro che una divisa. Una divisa che aveva saputo portare con onore e con la fierezza dello sposo che indossa il suo abito di nozze. Sì, l'aveva attraversata questa piazza quando il suo paese gli aveva chiesto aiuto, con il vento ad accarezzargli il volto e il sole a scaldargli il cuore. Ma mai avrebbe pensato di attraversare un giorno quella piazza con una catena al collo, lì come un animale, lì in quella piazza come quelle bestie che si vedevano il giovedì giorno in mercato. Questo era diventato per loro una bestia, e sulle spalle uno zaino carico di pietre, la sua croce. E quello fu l'ultimo giorno in cui vide quella piazza, perché fu trascinato fino a una pianta. E fu lì,
Fu lì che quelle pietre cominciarono a cantare. Fu lì che quelle pietre che l'avevano obbligato a portare straziarono il suo corpo. Ma perché? Perché quel martirio? Perché quell'uccisione? Solo per un nobile, ma nello stesso tempo, sentimento, la vendetta. Occhio per occhio, ed eccovi servito un mondo cieco. L'amatica l'aveva giurato, aveva giurato vendetta e voleva uccidere, doveva uccidere i Cernecca, i Volpi, i Crosillo e anche i loro familiari. Questo era il suo scopo, la vendetta, detergere, lavare l'onore perduto con il sangue dei vincitori, con il sangue di quei capi espiatori. E con il corpo ancora caldo, quei vili assassini cosa fecero? Gli aprirono la bocca, ma non avevano capito, non avevano capito che l'anima aveva già lasciato quel corpo? No, ma il loro obiettivo era ben più vile, meschino e terreno. Volevano i denti d'oro, sì, tutti i loro ideali, tutti i loro valori, tutte le loro belle idee si riducevano a questo, a due miseri denti d'oro sporchi di sangue. Ma seppur morto, seppe render loro pan per focaccia. Infatti, fu necessaria la sua decapitazione e il lavoro di un orefice per strappare quelle due pepite d'oro. Quei disgraziati poi, ottenute quelle, con l'involucro, la sua testa, fecero una macabra partita di pallone e cominciarono a calciare, a passare, a ricalciare, ripassare, finché, ringraziando il Dio, quella testa si sfaldò, per cui era inutile usarla più. Questa fu la fine della sua testa, ma il corpo, il suo corpo che fine fece? Le sue ossa vennero disperse, ma non temete, non provate rabbia o rancore, perché lui ormai non ne provava più. Anzi, io credo che lui fu contento di questo, perché questa dispersione gli permise di restare dovunque nel suo paese. Poteva essere sulle cime degli alberi, appoggiato a una foglia, su una nuda roccia. Poteva essere lungo le rive di un ruscello dove scorre acqua limpida e pura. Poteva essere nel vento, nell'aria che il futuro e i nostri giovani stanno respirando adesso. Gimino, il suo paese, che lui ha servito fino all'ultimo giorno, fino all'ultimo suo respiro. Il 25 aprile quindi è la fine che ci diamo a livello istituzionale per la Seconda Guerra Mondiale, ma rappresaglie, eccidi e la persecuzione anti-italiana prosegue anche e soprattutto dopo questa data. Istituzionalmente l'Italia perde subito tutti i territori dalmati e la città di Fiume. L'Istria invece viene divisa, esiste una zona A, comprendente Udine, Gorizia e, badate bene, la città di Pola, nonostante si trovi appunto nella penisola istriana, e una zona B, che invece comprende tutto il resto dell'Istria. La zona A sotto il controllo italiano, la zona B sotto il controllo jugoslavo e il territorio libero di Trieste, che è sotto l'egida internazionale. Sono i primi gli alleati a riconoscere ed è emblematico appunto il caso di Pola, il fatto che questi territori, in base ai principi dell'autodeterminazione dei popoli, dovrebbero essere territori italiani, in quanto la presenza italiana è pregnante. Ma proprio per questo continua l'opera di terrorizzare, perseguitare, uccidere le popolazioni italiane. Popolazioni che già scappano dalla nuova dittatura comunista e che subiscono l'onta di vedersi espropriati i propri territori, di vedersi uccisi, i casi tragici descritti dell'infoibamento e anche altri casi cruenti come quello di portare le vittime lungo le coste dalmate, legarle i piedi con dei massi e lasciarle andare a picco nel mare.
e altre vere e proprie atti di terrorismo. Il più famoso è la strage di Vergarolla, che avviene sulle spiagge di Pola il 18 agosto del 1946. Pola ha ancora l'ambizione di rimanere italiana, ma avviene nel silenzio della comunità internazionale questa strage, queste bombe vengono fatte esplodere in acqua mentre sta avvenendo una manifestazione natatoria della comunità italiana. Questo è l'ennesimo caso che spinge gli italiani ad abbandonare questi territori. Quindi, se è vero da un lato che non c'è un esplicito ordine degli italiani di abbandonare l'Istria e la Dalmazia, ma se d'altronde un italiano rimane in Istria e Dalmazia, viene ucciso e quindi sono costretti all'esodo. Mi chiamo Mafalda Kodan e sono un'insegnante italiana. La mia è famiglia di commercianti e nelle foibe ho perso 7 parenti. Quando avevo 19 anni sono stata prelevata un giorno di maggio, a guerra finita, durante il periodo di occupazione jugoslava, e sono stata rilasciata nel 49. Tutto inizia il 7 maggio. Io vado in giardino per leggere un libro e mi trovo davanti 3 partigiani titini col mitra spianato. Sono capitanati da Nino Stojnic. Prima di tutto si rallegrano con me dell'orribile fine che hanno fatto i miei cari, morti perché gettati vivi nelle foibe. E poi mi obbligano a seguirlo. Devo andare con loro subito, immediatamente. Non ho neanche il tempo di passare da casa, di cambiarmi, di avvisare la mamma, di salutare i miei. No, niente. Salgo in auto con loro e loro mi portano a Visinada. Qui la piazza è gremita di gente, piena, piena, piena. E Stojnic mi presenta al popolo come italiana, nemica del popolo slavo e figlia di sfruttatore dei poveri. La gente comincia a insultarmi, sono tutti inferociti, mi insultano, mi sputano addosso. Alcuni hanno dei bastoni molto lunghi e mi picchiano coi bastoni. E qualcuno comincia a gridare a morte, a morte, a morte. Poi mi portano a Santa Domenica, davanti proprio alla casa di Norma Cossetto, infoibata, dopo essere stata violentata, torturata, seviziata, e lo fanno apposta perché vogliono che la mamma di Norma veda che fanno a me le stesse cose che hanno fatto alla figlia, per ricordarglielo nel caso si fosse dimenticata. Naturalmente la mamma non vuole scendere, si rifiuta, ma loro la trascinano lo stesso, e quando la donna arriva sulla porta e mi vede in quelle condizioni, legata al tavolo, cade a terra svenuta. Le violenze cominciano. Dopo Stojnic tira fuori un foglio e legge le mie accuse, che sono tutte false, tutte, tutte. Io vedo quello che io credevo i miei amici, amici della mia famiglia, i nostri vicini di casa, le persone con cui parlavo, che salutavo, che tutto un tratto sembrano impazziti, sembrano tutti folli, folli di cattiveria. E allora io mi arrabbio, comincio a gridare, mi metto proprio a urlare e poi vorrei puntare anche il dito contro, ma non posso farlo perché le mani le ho legate dietro la schiena. Però li riconosco tutti e li chiamo per nome, ma loro neanche mi ascoltano. Io glielo grido che sono dei mostri che hanno ucciso i miei cari, che mi fanno schifo con la loro cattiveria. Loro non mi ascoltano e mi legano una colonna. E poi mi mettono 2 bandiere slave, una alla mia sinistra e una alla mia destra. E sopra la testa attaccano un'immagine di Tito. E poi comincia il pestaggio, con una cinghia. A un certo punto l'aguzzino mi colpisce così forte, proprio sugli occhi,
che io non riesco più a riaprirli. Non ci vedo più. A quel punto sento la voce, perché arrivano delle donne, sono forsennate anche quelle e hanno delle tenaglie, perché vogliono strapparmi le unghie delle mani. Ma io le unghie le tengo corte, le tenevo corte anche allora, e loro non ce la fanno, nonostante insistono, non ci riescono. Allora decidono di mettermi una corda al collo e una catena, e poi mi fanno fare il giro del paese, legata, come fossi un orso. E poi, siccome non è abbastanza, mi issano su un carretto. Fanno spaventare il cavallo, così il cavallo scappa, comincia a correre e io cado. E allora loro usano il mitra e sparano affinché io mi rialzi e il cavallo continua a correre, io continuo a cadere. E questo è un bello spettacolo, perché tanti ridono e si divertono. In condizioni che potete immaginare, dopo essere stata stuprata, picchiata, portata in giro con una catena e poi messa anche su quel carretto dal quale continuavo a cadere, vengo portata in un castello, il castello di Pisino, dove c'è un ex colono di mio padre. Questi, nel vedermi così, è contento e si rallegra, è proprio contento. Dice che è felice di vedermi così. Dice che è contento che sono morti quasi tutti i miei parenti. Così adesso potrà prendersi i campi e la terra di mio padre. In questo castello resto rinchiusa con altri prigionieri e tutte le notti arriva un uomo con una faccia torva e cupa e poi esce dalle celle con qualcuno di noi, con qualche prigioniero che non tornerà più indietro. I nomi delle persone che lui viene a prelevare sono scritti su un foglio, così, un foglio. Eppure quel foglio è il nostro terrore. Un foglio ci fa tanta di quella paura, perché se sentiamo chiamare il nostro nome vuol dire che andiamo alla morte certa. Quello che non sappiamo è la crudeltà che ci aspetta. Non sappiamo la ferocità con cui ci uccideranno, ma sappiamo che veniamo uccisi. Al lume di una torcia una sera, il nome che chiamano è quello di mio fratello Arnaldo. Ha 17 anni. Aveva 17 anni. Le sue urla di dolore le sentiamo tutti, tutta notte, per ore e ore e ore. E io da allora le sento ancora, tutte quante. E poi arriva anche la mia notte, perché anche il mio nome è segnato su quel foglio. Allora vengo legata braccio a braccio con una giovane donna, è anche visibilmente incinta. Veniamo issate su un carro e stanno per portarci via, probabilmente per gettarci nelle foibe, quando arriva un ufficiale di corsa e grida «Stop! Mafalda Kodan, giù!» Io mi sento tremare tutta. Perché proprio me? Perché adesso? Perché io non con gli altri? Cosa mi può succedere? Il non sapere cosa mi aspetta è peggio che mai. Mi sento così sola e terrorizzata. Vengo messa ad attendere in un ufficio e al mattino arrivano proprio gli aguzzini di mio fratello e mi dicono «Ehi, Kodan, quanti anni aveva tuo fratello? Non voleva morire, sai? O anche il suo corpo continuava a saltare, anche dopo morto continuava a saltare». E sghignazzano, perché sono tanto divertiti. Sono in attesa in quell'ufficio e quell'attesa mi angoscia, il terrore aumenta di minuto in minuto. Vengo accompagnata davanti a due giudici e mi informano che ho visite. Sì, beh, le conosco le visite. Sono due donne che conosco molto bene. Queste vogliono che io venga uccisa e dalle loro parole capisco anche il perché. A casa mia hanno trovato un diario, il mio diario, che è un quadernone dove io segno pazientemente dal 43 a quel maggio del 45 in cui sono stata arrestata. Io segno tutto, ho raccolto testimonianze, foto, documenti importanti, pezzi di giornale, tutto il calvario della mia famiglia, dei miei parenti, dei miei amici, tutto, tutto annotato, nei minimi particolari, ore, giorni, mesi, avvenimenti, parole dette, tutto, tutto quello che è possibile, ho raccolto tutto. È scritto nero su bianco, sono verità che non si possono negare, ma a qualcuno fanno paura.
Ma io ad un tratto capisco una cosa. Io capisco che agli altri faccia paura, sì, ma io Mafalda, di cosa posso avere ancora paura? Che cos'altro mi possono fare che non m'hanno fatto? E allora io respiro profondamente, alzo la testa, li guardo negli occhi questi giudici e comincio a raccontare, racconto tutto, 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 faccio i nomi, racconto tutto e a quel punto la mia vita cambia veramente, perché questi giudici mi credono. Finalmente mi credono. Capiscono che io non ho fatto niente di male e riacquisto la semi-libertà. Divento la donna di servizio, la cameriera della moglie di uno dei due giudici. Lavoro in questa famiglia, loro mi trattano bene, sono molto umani, sono gentili. Io lavoro per loro, io mangio con loro e poi la sera torno in prigione. Sì, mi trattano con rispetto, ma infine sono sempre prigioniera. Tornerò a casa 4 anni dopo. Ecco, quando racconto di quest'ultimo periodo di prigionia, c'è sempre qualcuno che mi chiede se non potevo provare a scappare, se non avevo un briciolo di coraggio, insomma, almeno da tentare la fuga, provare. Ebbene sì, avrei potuto scappare. Occasioni ne avevo ogni giorno, ma i miei principi e la parola data mi impedirono sempre di farlo. Io per nessuna ragione al mondo tradirei la fiducia delle persone che credono in me, di questi giudici che hanno creduto in me, finalmente. Così adesso e così fu allora, anche se ero solo una ragazzina di 19 anni. Ero di parola, ero coscienziosa, ero onesta, ero sincera. Quindi la mia vita per mesi e mesi ancora va avanti così, prosegue lì, in casa del giudice. E piano piano, mentre lavoro presso la famiglia del giudice, il mio sconforto pian piano si placa. E anche la mia rabbia, piano piano, si placa. Ma il mio bisogno di raccontare tutto invece no. Quello non si è mai esaurito. Ecco, ora c'è una cosa che voglio chiedervi. Quando verrà il giorno che io non sarò più in grado di raccontare? Io spero che qualcun altro lo faccia a nome mio. E spero che ci sia sempre qualcuno disposto ad ascoltare e qualcuno disposto a non dimenticare. E spero tanto che quello che è successo non succeda mai più. Grazie. Un altro passaggio a livello diplomatico internazionale fondamentale è il Trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947. Da qui la scelta di utilizzare il 10 febbraio come giorno del ricordo. È di fatto il trattato che consta, che dà l'ufficialità dell'abbandono dell'Italia dai territori che erano stati di sua influenza culturale e sociale per più di 2000 anni. La situazione di chi prova a rimanere è terribile, è insostenibile e paradossalmente anche tanti di quegli slavi a cui il fascismo aveva costretto a cambiare il cognome non lo ricambiarono, ma spacciandosi per italiani scapparono dalla dittatura comunista e per scappare nell'Italia democratica. Le cifre sono altissime, si parla di 350.000 esuli e di 16.000 tra cadaveri rinvenuti e persone sparite nei metodi più disparati. L'accoglienza in Italia poi è ancora più terribile, perché in Italia siamo nel periodo delle prime contrapposizioni politiche e sicuramente persone che scappano dalla dittatura comunista non fanno una buona pubblicità al Partito Comunista locale. Si arriva a episodi come quelli del treno della vergogna del 18 febbraio 1947, in cui militanti della CGIL alla stazione di Bologna, pur di non far fermare un treno carico di esuli, buttano il latte e le cibarie e minacciano lo sciopero se il treno si fosse fermato nella loro città.
situazione terribile, altre sì, quella di Trieste, che si trova fino al 1954 a essere occupata, fino al 26 ottobre 1954, e riesce a portare di nuovo l'attenzione sulla sua posizione nell'anno precedente, in cui a seguito dei tumulti i soldati inglesi sparano sulla folla causando dei morti. La situazione poi finisce definitivamente col Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, in cui l'Italia è quella che vediamo oggi. La zona di influenza si ferma ancora prima a Cittanova e ancora prima di Capodistria, in cui di fatto rimane semplicemente la zona di Trieste. Per questo noi ricordiamo il giorno del ricordo, perché forse i trattati internazionali hanno tolto a questi nostri compatrioti tutto, ma il ricordo e la stima di tutti noi, quella no, non gliela possono togliere. Io sono Francesco, un nome semplice direte voi, e avete ragione, semplice un po' come la vita che ho voluto vivere vicino ai miei cittadini, ai miei fratelli, alle mie sorelle e a tutti i miei amici, no? Quelli storici, quelli speciali, quelli che conosci da quando sei piccolo e con i quali condividi le gioie, i dolori, i timori, i desideri. Sono sempre stato un bambino un po' particolare però io. Mentre i miei amici erano indecisi su quello che avrebbero fatto da grandi, io non lo sapevo, fin da subito. Si potrebbe dire che lo sapevo fin da quando un po' ho imparato a reggermi sulle gambe. Per me il sacerdozio era questo. Era un istinto innato, no? Un po' come respirare, bere, mangiare. Una volta qualcuno disse: tutta la vita si riduce a pochi attimi. E in effetti è così, è vero. È terribilmente vero. Quando mi guardo indietro, mi balzano alla mente pochi eventi significativi e anche un po' riassuntivi della mia vita. Il primo è la mia prima messa. Ricordo bene quel giorno, e chi se la dimentica, il 3 gennaio 1937, nel Duomo di San Giorgio di Pirano. È stata un'emozione indescrivibile, così come un'altra data che porterò sempre nel cuore. È il primo aprile del 1937, quando venni nominato Monsignor Capitolare, Vicario, Corale, Cooperatore di Cittadonova. La gioia che provai quel giorno è stata davvero immensa. Però, come la vita ci insegna, più si sale verso l'alto e più ci facciamo male quando cadiamo. Fu straziante dover abbandonare tutti i miei amici, conoscenti. Fu doloroso dover ricominciare tutto da capo in un altro luogo, seppur avendo avuto in cambio la carica di cappellano esposto nella Villa Gardossi. L'obiettivo però era sempre lo stesso, servire il nostro Signore. E dinanzi a quel compito non ho mai tentennato. Non mi sono mai tirato indietro. Mi piace un po' pensare che in quel periodo ebbi, non so, due famiglie. Da una parte la mia famiglia biologica, composta da mia madre, mio fratello Giovanni, mia sorella Romana, mia nipote Luciana, e tutta la mia famiglia sociale, composta dai miei cittadini, miei amici, eppure da coloro che, pur non conoscendomi, tutte le volte che mi incontravano erano soliti salutarmi, no? Togliendo il cappello in segno di rispetto. Con il tempo imparai ad accettare il nuovo compito, ma non rinunciai a predicare il Vangelo come e dove volevo io. Come? Con pazienza e amore. E dove tra gli ultimi? Proprio come ultimo era nostro Signore, in quegli occhi, in quegli sguardi timorosi, io ci vedevo sempre Lui. Ecco la molla che mi spingeva. A cavallo della mia bicicletta io giravo di casa in casa, anche perché in quel tempo c'era la pace. Vi era armonia, si potevano anche passare le giornate sotto gli alberi e guardare le nuvole muoversi nel cielo, cambiando continuamente la loro forma. Anche perché poi venne la guerra. Venne
uno di quei quattro cavalieri della Apocalisse e un po' tutto cambiò. Ancora una volta interpretai quella follia umana chiamata guerra come una prova, no? Che nostro Signore aveva deciso di affidare a me. Uno una volta mi disse: ogni guerra è una guerra civile, perché tutti gli uomini sono fratelli. Allora io presi quell'aforisma, lo unì agli insegnamenti del Vangelo e decisi di agire. Aiutai tutti senza distinzione, senza distinguere la razza e la nazionalità. Non vedevo slavi, non vedevo italiani, tedeschi. Vedevo uomini, vedevo fratelli, vedevo tutti i miei fratelli. E non ebbi mai paura a nascondere fuggiaschi e sbandati. Non crediate che non mi tremarono le mani a mediare tra due fazioni separate, a mediare tra due cani rabbiosi che litigano privi di ragione. Ebbi paura e piansi, ma trovai comunque la forza di continuare ad agire. Forse non trovai spesso la forza in Dio, però sicuramente fu Dio a farmela trovare dentro me stesso. Poi la guerra finì, almeno sulla carta. La guerra finì, certo, però iniziarono le vendette, iniziò l'odio. O meglio, sarebbe dire, continuò l'odio. Con il nuovo regime comunista si iniziò una massiccia opera di pulizia di tutti gli oppositori, veri, presunti. E noi uomini di chiesa, rei di indossare un crocifisso, colpevoli di credere in qualcosa di più che semplice materia, non fummo esclusi da questa lista. Sapevo bene a cosa andavo incontro. Sapevo a cosa andavo incontro girando per le strade a professare il Vangelo. Ma la paura che ebbi in guerra ormai era passata. Non temevo più il male, la guerra, la sofferenza. Ero più spinto dal disgusto, al pessimismo nei confronti dell'animo umano. Finché il Signore mi chiamò a sé una sera. E anche di quella sera ricordo bene la data, l'11 settembre 1946. Fui fermato un po' come Gesù da due guardie, non romane, questa volta, ma jugoslave. Dopodiché non rividi più i miei familiari, non rividi più nessuno, nemmeno i miei compaesani, nemmeno i bambini del catechismo. Il mio corpo non venne mai trovato e non datevi neanche pena a ritrovarlo. Capite, io ero ben più che carne e ossa e anche voi siete ben più che semplice materia. Ebbene, sembra ormai giunto il momento di congedarci. Voglio che sappiate, cari fratelli, che non mi sono mai pentito di questa vita. È la vita che ho scelto. Neanche nel momento in cui ho sofferto maggiormente e anche nel momento in cui la mia anima lasciava il mio corpo. Mi piace pensare che forse è stata proprio questa vita a scegliere me.